Franco, quando hai iniziato a suonare nel trio e come ti sei approcciato alla cavalcata? Questa nostra avventura, bella avventura devo dire, iniziata negli anni 90, perché abbiamo avuto la mancanza dei nostri anziani che avevano già preso questa devozione dagli anni 30, perché credo che il trio lo si porti avanti da più di un secolo sicuramente. Noi siamo subentrati negli anni 90 e abbiamo creato un trio di giovani, se così si può dire, il più anziano sono io, proprio per cercare di portare avanti questa nostra tradizione. Adesso abbiamo anche creato un trio di bambini, proprio per cercare di tenere viva questa tradizione negli anni, perché pure noi, insomma, a furia di farla, diventiamo più grandi e ovviamente ci siamo cautelati e abbiamo creato anche un trio di bambini che funziona molto bene, loro girano nel centro storico, vivono questa tradizione come la viviamo noi, insomma. Da quanti anni lo fai? Dal 94 al 95. E prima di te in famiglia c'era qualcuno che lo faceva o ti sei avvicinato? Assolutamente no, io facevo parte dell'associazione della cavalcata e ci è venuto proprio questa voglia perché abbiamo capito che ormai i nostri anziani non c'erano più, qualcuno era venuto a mancare, gli altri erano fatti grandicelli, non potevano più andare avanti svolgendo questa tradizione e quindi siamo subentrati noi. E questa avventura l'abbiamo iniziata velocemente perché avevamo proprio la mancanza del trio, sentivamo la necessità di averlo e quindi ci siamo un po' avventurati ed è giusto che sia così. Abbiamo trovato un ottavino di fortuna che non era neanche ostunese e abbiamo affrontato i primi anni proprio in questo modo e poi pian pianino abbiamo scoperto che potevamo farlo noi, i ragazzi nel nostro gruppo ce la potevano fare e quindi abbiamo poi riassettato il nostro trio avendo tre ostunesi. Perché è importante il trio, diciamolo, qual è il ruolo del trio durante le feste di Sant'Oronzo? Il trio annuncia la cavalcata, è una cosa importantissima, si gira tutti i rioni per 9 giorni, quindi fa la novena e porta alla popolazione di Ostuni proprio l'evento di Sant'Oronzo, no? L'attesa per la manifestazione del nostro. Come li accolgono? Allora, i turisti lo so perché nel centro storico c'è movimento, no? Quando passa il trio, ma nella zona di Ostuni, gli ostunesi? Gli ostunesi quando sentono il trio, secondo me, gli brillano gli occhi. Parecchi noi li guardiamo che escono dai balconi, dalle loro finestre. A volte ci è capitato anche che ci lanciavano delle monetine, perché all'epoca era così, lanciavano delle monetine, non lo so perché, sai, forse come senso di gratitudine, non lo so. E quindi è una cosa molto bella, si vive un'esperienza bellissima. I turisti sono fantastici perché ci riempiono di foto, ci fermano agli angoli delle strade, molto bello. Vanni, e tu quando hai iniziato? Io ho iniziato nei primi anni 2000 suonando in realtà il urlante. Poi per esigenze di trio serviva un ottavino e sono passato a suonare l'ottavino. Nel 2004 ho iniziato a suonare l'ottavino. E in merito a questo fatto qua devo ringraziare enormemente il professore Giovanni Francioso perché queste sono musiche che sono state tramandate tra musicisti senza dei veri spartiti. E in quegli anni,
grazie alla famiglia Clarizia, che ci ha dato le registrazioni di Pagliara, uno storico suonatore dell'Ottavino di Ostuni. Ci passò queste registrazioni perché lui aveva la tradizione, siccome abitava nella zona del boschetto 167, e in quegli anni non arrivava mai il trio fino a quelle zone là, aveva l'abitudine dal primo giorno della novena di mettere sul balcone di casa uno stereo con le canzoni che aveva registrato di quella cassetta, per sentirsi le canzoni. Quindi, siccome la cassetta era abbastanza rovinata, mi chiese, visto il lavoro che facciamo, comunque di trasferirlo su un CD, e io poi ho passato le canzoni per farle trascrivere, e quindi Giovanni Francioso aveva già fatto uno studio suo sulle tradizioni ostunesi, ha trovato altre registrazioni, però mi diceva che queste che le avevo passate io differenziavano per alcune scale, alcune note rispetto a quelle che conosceva lui. Perché la musica è tutta ovviamente ad orecchio Sì, di perché mi chi diceva che la comunque faceva. ognuno che suonava poi le abbelliva, le modificava per come piaceva a lui, non avendo degli spartiti scritti, codificati, diciamo, universali per tutti, ognuno poi se li abbelliva per come voleva. Donato, tu sei giovanissimo. Oddio. Guarda, io ho iniziato per caso, no? Suonavo il tamburello da bambino, avevo 13 anni, e un giorno si è avvicinato Vanni e disse: dobbiamo andare a una parte, devo far suonare una cosa. Andiamo. Eravamo nel centro storico, siamo entrati nella associazione della Cavalcata. Io non avevo idea che esistesse il trio, ovviamente, la Cavalcata sì. E disse: prendi questo strumento, mi diede questo strumento, cioè, lo suono da 20 anni, e se prendi le bacchette devi provare questa cosa. Ho cominciato a suonare, stammi dietro, e quindi ho cominciato sono riuscito a fare il ritmo, a seguire la sua musica. E da quel giorno ho fatto: da oggi dobbiamo uscire col trio della Cavalcata, cos'è? E quindi poi mi è stato spiegato tutto. E da quel giorno, ecco, sono passati 20 anni. Quindi vai 20 anni 20 anni, quest'anno. sì, ho cominciato nel 2005, avevo 13 anni, compreso quest'anno sono 20. Siete il trio grande, no? Il trio Cosiddetto grande, adesso, sì. in questi Gli ultimi anni, gli anziani, cosiddetti. anziani. Sì. Ma quando vi riunite, vi trovate, suonate, cioè Guarda, ricominciate come l'anno scorso? sì, ogni passa un anno lasciamo gli strumenti il 27 di agosto. In realtà secondo noi dovremmo vederci ogni tanto, la verità, però non lo facciamo perché ci piace il fatto di arrivare oggi, al 17 agosto di anno, e di vederci come prendiamo gli strumenti, iniziamo a suonare e va sempre benissimo, devo dire. Comunque siamo abbastanza ferrati, Neanche quindi. voi come Franco avevate precedenti all'interno della cavalcata, No, precedenti per me nessuno. partecipanti No, alla no, cavalcata, quindi vi no. siete Sì, avvicinati è da nata soli a così, questo come ho mondo, raccontato. a questo mondo della cavalcata. E raccontatemi qualcosa di carino che vi è successo durante le vostre passeggiate nel centro Allora, storico per la città. guarda, come diceva Franco, i rioni sono, almeno i rioni antichi del paese, come, che so, il rione Lubarco, la Chianga d'Oro, la Terra, sono quelli più sentiti, perché ancora c'è qualche anziano che ci vive, quindi quando passiamo spalancano gli occhi, chi ci chiama da lontano e dicono: ehi, passate di qua perché devo sentire la canzoncina. E quindi magari tu stai facendo il tuo percorso e ti chiamano, e quindi ti fai un sacco di stradine, proprio perché lì vivono ancora gli anziani che conoscevano, come dice lui, Pagliare, che suonava prima. Quindi è per noi, sorridiamo tutte le volte perché stiamo suonando, tutte le volte ehi, ehi, ci chiamano, e noi ci giriamo, andiamo. Beh, la cosa E quindi poi poi. capita: volete un tè, volete la Coca-Cola, La cosa più bella è quella è la che cosa più ci bella. sono degli anziani che addirittura fanno scendere i nipoti, no? I piccolini, Sì, per sì, sì. potersi fare le foto con noi. Cioè, proprio è una cosa che è molto bella. Non si può descrivere perché sono momenti che vivi che sono bellissimi, meravigliosi. A parte i locali che quanto passiamo da vicino dobbiamo per forza fermarci oppure entrare. Sì, A sì. volte ci fanno togliere gli strumenti e li mettono in vetrina anche per un attimo, per un secondo. Cioè, Molte abbiamo lasciato i nostri abiti in vetrina. il nostro paese Sì. lo vive meravigliosamente. Per fortuna, dico io, lo vive questa manifestazione come la propria, lo sente proprio a casa sua. E a volte si parla spesso, no, della cavalcata e meno del trio, no? E Vero, certo. invece
quest'anno abbiamo deciso che durante la diretta daremo uno spazio in più a questo aspetto della cavalcata. Sì, Anche perché quest'anno siete bellissimi con queste divise io lo nuove. vedo come una cosa secondaria, no? Come una cosa che comunque sia, c'è, ma non è proprio la cosa importante, no? Importante è il cavallo, la cavalcata è più rappresentativa. Però, ecco, ognuno di noi ha un proprio ruolo che comunque fa parte della stessa famiglia e noi siamo, dico io, non importanti, ma comunque sia, apriamo quella che è la manifestazione, cioè annunciamo quello che dovrebbe essere la manifestazione della cavalcata. Quindi, prima esisteva, non so se te lo ricordi, un bannatore, no? Che annunciava qualsiasi cosa che succedeva nel proprio territorio nostro. Che adesso non c'è più, che finisce forse negli anni 70 questa cosa. Ecco, noi non ti dico che abbiamo ricoperto quel ruolo, ma comunque sia diamo l'annunciazione di quello che verrà. Comunque, durante tutta questa la nostra raccolta di testimonianze da parte dei cavalieri, viene fuori proprio il fatto che la cavalcata è un evento corale, perché sono tutti coinvolti, non solo chi partecipa fisicamente alla cavalcata, ma anche le famiglie, cioè è una cosa che riguarda un po' tutti Tutti quelli quanti. che si approcciano alla cavalcata. Ma voi, durante la processione, cosa fate? Rifacciamo la musica che comunque portiamo in giro per la novena, per i 9 giorni. E a testimonianza proprio della cavalcata apriamo il corteo praticamente. Apriamo il corteo, dietro di noi ci sono i cavalli e quindi noi portiamo avanti ancora la nostra tradizione. Quindi questo è il vostro ruolo durante proprio la processione. Sì. Con noi abbiamo anche il trio dei bambini, che è molto bello, quindi abbiamo un doppio trio che comunque cresce insieme a noi. Standard. È gli standard dell'associazione che rappresentiamo. È una cosa, secondo me, carina, fatta bene. Anche se posso Sicuramente. Sì, aggiungere, certo. fino agli anni 90 il trio in realtà andava avanti proprio alla processione, apriva proprio la processione di Santo Donzo. Poi, per varie motivazioni, è stato L'ho modificato, sì. portato. Da Però era modificare. proprio il trio che apriva la Processione. processione di Santo Donzo. Ci sono fotografie anni 90 dove c'è proprio il trio avanti alla processione. Ma io, mio nonno mi raccontava che quando passava la cavalcata, poi il trio la chiudeva col motivetto famoso che dicevano: Ispicciata la cavalcata, e mosci fora il Infatti, fig. È vero o una leggenda? sì, è vero. Infatti, noi quella suonata che facciamo non la facciamo mai durante la novena. Solito se la si fa. Forse il 27 la Gli facciamo perché ultimi il giorni 26 iniziamo a non farla. Mo ce la Quando fate sta? sentire poco L'ultimo giorno. poco. C'è Giovanni. stato un evento importantissimo per non solo per Ossuni come città devota a Santo Ronzo, ma anche per tutte le città del Salento che sono devote a Santo Ronzo. Siete andati dal Papa. Sì, a marzo abbiamo avuto la fortuna di poter andare all'udienza generale in Piazza San Pietro e erano presenti tutti i paesi del Salento in cui viene venerato Santo Ronzo come patrono o protettore. Quindi la maggior parte dei sindaci delle varie città sono andati dal Papa durante l'udienza generale a Piazza San Pietro. Abbiamo avuto la fortuna di poterci sedere a pochi metri dal Papa e abbiamo anche avuto la possibilità di poter suonare con le nostre canzoni nella parte iniziale, quando il Papa ha fatto il giro per salutare tutte le persone, i fedeli presenti in Piazza San Pietro. Abbiamo suonato durante la diretta che è andata su TV 2000, facendo sentire a tutto il mondo le nostre canzoni. Poi, Bellissimo, poi tra l'altro come momento religioso. alla fine di tutta L'udienza. l'udienza,
siamo stati chiamati proprio vicino al Papa e abbiamo avuto un piccolo omaggio da parte del Papa e abbiamo avuto la possibilità di salutarlo e di baciargli la mano. Oh, come vi siete sentiti? Piccoli, molto piccoli. A me personalmente ha trasmesso un'energia incredibile, cioè è stata un'emozione, non so definirlo con un aggettivo, perché cioè, gli abbiamo stretto la mano, ho provato come una scossa addosso, non avrei mai sognato, immaginato nella vita di poter arrivare un giorno a stringere la mano al Papa. Poi vestendo Cioè, vestiti questi... così, abbiamo suonato proprio davanti all'ingresso della chiesa di San Pietro. Ci ha dato un santino, è stata veramente un'emozione incredibile. Abbiamo donato il piatto con Sant'Oronzio, che era il premio dell'ultima edizione della cavalcata. E non lo dimenticherò mai, questo è sicuro, bellissimo.